Buongiorno e benvenuti sul lago di Iseo. Siamo a Taverna Bergamasca, sulla sponda occidentale del lago, a metà strada tra Lovere, dove il fiume Oglio si butta nel Sabino, e Sarnico, dove lo stesso riprende il cammino verso il fiume Po. Di fronte a noi c'è Monte Isola, l'isola lacustre più grande d'Europa, e le due sentinelle più piccole, l'isola di San Paolo a sud e l'isola di Loreto a nord. Il Monte Guglielmo e i suoi 2000 metri, Puntalmana e il Corno Trentapassi. Dietro di voi invece trovate il bel lungolago di Tavernola con la sua caratteristica balconata. La torre campanaria è più nascosta le sue frazioni e le sue montagne. Seguitemi in questa veloce visita immersiva del territorio. Vi darò qualche informazione e vi racconterò qualche aneddoto. Rieccomi, siamo ancora sul pontile. In prossimità di questa scacchiera disegnata sul porfido si trova l'accesso per le attività subacquee. Qui, quasi quotidianamente, i sub di ogni dove si immergono seguendo un percorso attrezzato e fornito di attrazioni particolari, tra le quali il motore radiale di un idrovolante Caproni, un cannone, relitti di ogni genere, statue religiose e chiaramente pesci e crostacei. Questa scultura in terracotta raffigura idealmente la storia di Tavernola. Dovete sapere, gli edifici che vedete ora sul lungolago non sono quelli originali che si specchiavano nel Sabino. Nel 1903, a causa dell'erosione del conoide di deiezione del vicino torrente Rino, quasi metà dell'antico abitato crollò nel lago. In questo altorilievo e nelle foto qui a fianco sono raffigurate le tre fasi di quel crollo che segnò la storia di Tavernola. Prima del disastro, durante e la ricostruzione, la situazione attuale che vedete alle vostre spalle. Stiamo camminando in Piazza Sopra. Sì, il nome è strano perché in realtà questo toponimo non esiste. Non è una vera piazza. A Taverna in realtà la piazza non esiste. Ma abbiamo di meglio, Piazza Sopra appunto. Durante la ricostruzione sono state abbattute tutte le case pericolanti e il centro del vecchio nucleo urbano si è ritrovato magicamente di fronte al lago. È stato costruito questo terrapieno a mo' di balconata che rappresenta ora la particolarità di Tavernola. Area pedonale, luogo di incontro con bar e ristoranti, la porta merlata e la torre campanaria. Ecco, ora saliamo sulla torre, lassù. Da questa posizione è possibile vedere meglio lo scenario attorno a noi. Il lago con le tre isole, il Monte Guglielmo, il Trentapassi, Lovere e quasi Iseo dietro al Corno di Predore. Poi le frazioni di Galinarga, Cambianica, Bianica e là sopra la Pieve di San Pietro. Facciamoci un salto. Questa è la Pieve di San Pietro, l'originale chiesa parrocchiale di Tavernola, risalente al XII secolo. Custodisce una serie di affreschi di Girolamo di Romano, detto il Romanino. Questi affreschi sono legati nel percorso la Via del Romanino con altre opere distribuite sul territorio, dalla Franciacorta con Bornato a Pisogne e alla Valle Camonica a Breno Edolo.
siamo ancora qui a San Pietro. Da qua si domina il lago. Fermiamoci un po' a contemplarlo. Bello, vero? Ora andiamo ancora più in su. Siamo al santuario della Visitazione della Beata Vergine Maria, più semplicemente conosciuto come Madonna di Cortinica. Oltre a non avere una piazza, Tavernola ha un'altra particolarità. La chiesa parrocchiale e quindi il patrono del paese è Santa Maria Maddalena, ma la festività religiosa che ne ha preso il posto è da sempre riconosciuta come la Madonna di Cortinica, che si festeggia il 2 di luglio. Qui si respira pace e serenità, silenzi rotti soltanto da qualche rumore lontano e qualche verso di animale al pascolo. Siamo ora a Cambianica, in piazza San Michele. Cambianica è la frazione più abitata e regala un'eccezionale vista sul lago. Quella è la chiesa di San Michele attuale, ma è degno di nota invece ciò che si trova di fronte ad essa, dietro di voi. Il vecchio oratorio di San Michele, oppure San Michelone, con pareti in pietra, ricchi di affreschi sia internamente che esternamente. La presenza sull'isola di San Paolo dei monaci clunicensi lascia ritenere un qualche influsso sulla dedicazione della chiesa di Cambianica a San Michele. Siamo ora nella piccola frazione di Gallinarga, località già abitata al tempo della dominazione di Roma. Lo testimonia il ritrovamento di un tratto di selciato stradale tipico dell'epoca. Rieccoci da dove siamo partiti. In questo veloce video non ho potuto raccontarvi di profumi, sapori, dei colori che cambiano durante la giornata, del folklore e delle tipicità enogastronomiche. Per tutto questo è molto meglio venire di persona. A presto, vi aspettiamo!